noi nel silenzio e nel buio della notte abbiamo celebrato nel contesto della veglia natalizia. Certamente la nostra attenzione è più verso la plasticità della rappresentazione dell'evento natalizio, cioè il presepe, la nascita di Gesù, il racconto, direi, più narrativo, più ordinario da comprendere e capire per noi, che ci fanno degli eventi di Betlemme, di quanto accade in tutto quel contesto, sia l'Evangelista Luca che l'Evangelista della nascita, l'Evangelista dell'Annunciazione prima, della nascita e della venerazione verso la capanna di Betlemme dei pastori, come anche l'Evangelista Matteo. Lo ascolteremo in maniera particolare nella narrazione del cammino dei Magi, Epifania, manifestazione di Nostro Signore, che celebriamo a 6 di gennaio. Eppure il Vangelo di questo giorno di Natale non fa riferimento né all'evento di Matteo, che ci narra Matteo, né tantomeno all'evento di Luca. Il Vangelo di questo giorno fa riferimento a qualcosa che va al di là del fatto storico, al di là dell'evento di Betlemme. Il Vangelo di Giovanni, primo capitolo, prologo a tutto il lungo Vangelo dell'ultimo degli Apostoli. E il Verbo si fece carne, la parola si incarna, Dio si rivela attraverso le sembianze umili, povere, semplici di un bambino che nasce per noi, attraverso quell'azione che lo Spirito Santo compie nel grembo della Vergine Maria. Certamente il presepe o tutta la rappresentazione scenica, i grandi artisti di ogni epoca e di ogni tempo hanno rappresentato in mille modi e in mille maniere l'evento natalizio, rendono molto più dell'astrattismo che a noi potrebbe apparire distaccato, distante di Giovanni. Eppure ci sono elementi che vanno poi a coniugare in un unicum insieme sia la rappresentazione scenica, quella simbolica, che ripeto, noi ben viviamo nell'evento del presepe, quanto anche quello che ci dice Giovanni. Già l'Evangelista Luca questa notte è andato a circostanziare con riferimenti storici il momento di Betlemme, e Luca dirà: regniamo la pace su tutta la terra. Aggiunge l'Evangelista con una zoomata ampia: governava l'imperatore Cesare Augusto su tutta la terra, era l'impero di Roma. Certamente chi ha un minimo di conoscenza della storia fa subito riferimento a questi eventi, però poi l'Evangelista restringe un po' e fa riferimento a Quirinio, che governava nella Siria, e poi stringe ancora da Nazareth, piccolo villaggio di una regione della Galilea. Maria e Giuseppe si mettono in viaggio verso quest'altro piccolo villaggio che si trovava distante a quei tempi sulle montagne della Giudea. E lì, nel buio, nel silenzio, nell'oscurità della notte, Maria celebra un mondo il Salvatore. Ed ecco che nel buio della notte il chiarore di Dio, l'angelo va dai pastori, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che li ama. E poi è bello lo stupore, la paura dei pastori. Sapete che al tempo di Gesù i pastori appartenevano a una categoria che non aveva diritti, a una categoria maltrattata, a una categoria di persone che non partecipava alla vita sociale. E non dimentichiamo che nel momento in cui Gesù si incarna nella storia dell'umanità era stato bandito un grande censimento per tutta la terra.
anche attraverso quelle scelte concrete di comunione, di condivisione, di solidarietà che ciascuno di noi, a volte contro tendenza, contro il sentire comune, contro la prassi ordinaria, è chiamato a compiere. Non temere, non avere paura, non temere, non avere paura di essere testimone ogni giorno di Gesù Cristo che nasce nella vita mia, nella vita vostra, nella vita di ciascuno di noi. Non un Natale storico del 25 di dicembre, che in fondo è un richiamo a tutti noi, non un Natale edulcorato, avvicinato dal buonismo, dai tanti segni a volte anche immolati sull'altare della pubblicità e del commercialismo, ma un Natale che veramente va a cambiare l'esistenza e la vita di tutti quanti noi, un Natale che veramente sa farsi comunione con chi è nella necessità, sa farsi condivisione con quelle persone che non hanno la possibilità di saper vivere l'evento natalizio, sa essere solidarietà e perdono anche con i nemici, con coloro che sono lontani dalla mia vita e dalla mia esistenza anni luce, ma che hanno magari bisogno di un gesto di accoglienza, di un gesto di bontà, di un gesto di misericordia. Allora preghiamo, carissimi fedeli, perché davvero non resti solo una data del calendario, non resti solo un bel momento, un bel evento durante l'anno, non resti solo la festa dei bambini, ben venga questo accostamento tra il bambino e i bambini, ma Natale deve essere la festa quando tutti quanti noi, Natale deve coinvolgere la nostra esistenza, la nascita di Gesù attraverso il patto della Vergine Maria, per avere la capacità di far nascere nell'esistenza mia e di tutti quanti noi il desiderio di cambiare e di saper conformare la nostra vita al Vangelo, e così sia. Come la Vergine Maria e Giuseppe, mostrate al mondo.